scorso, un anno importante per la compagine laziale, che proprio andando a vincere la sorpresa a Catanzaro ha ottenuto la promozione in Serie C1. Andiamo a dare lettura delle formazioni scelte dai due tecnici, partendo dal Sora, Bianconeri in campo con Rocca, Di Fiordo, Cavola, Terra, Ferretti, Conti, Mortari, Battisti, De Angelis, Bencivenga e Caffarella. In panchina il secondo portiere Assugna, Zoboli, Cianfarani, Sesto, Basile, Federici e Campanile. L'Aquila in campo con Bigliazzi in porta, quindi linea difensiva 3 con Cagnale, Perna e Piccioni. Centrocampo 5 con La Notte sulla fascia sinistra e Di Simone su quella, La Notte sulla fascia destra e Di Simone sulla fascia sinistra. Centrale di centrocampo Daniele Russo, quindi mezzala a fianco di Russo Luca Pellegrini, confermatissimo da Morganti. Micco collocato nella consueta posizione di centrocampista offensivo a ridosso delle due punte Cecchini e Battaglia. Greco è il secondo portiere, quindi Tega, Marinelli, Malerba, Rondina, Bellizzi, Lamarca compongono la panchina della squadra di Morganti. L'arbitro della gara sarà il signor Daguano di Marsala, coadiuvato da Ricci di Avellino e Caimano di Frattamaggiore. Sta per avere inizio l'incontro, ancora continua ad arrivare le urla di incoraggiamento, la curva rosso-blu, calcio d'inizio affidato al Sora, partita iniziata proprio in questo momento, il lancio in avanti per Di Fiordo, Di Pucchio si affida ad un 3-5-2 con Di Fiordo e Cunti a operare sulle corsie laterali, quindi Cavola, Terra e Ferretti compongono la linea difensiva. A centrocampo Battisti copre la difesa centralmente, coadiuvato da Mortari e da Bencivenga. De Angelis e Caffarella sono compongono la coppia d'attacco. Un lancio del capitano dell'Aquila, Perna, in direzione di Battaglia, fermato da Terra. Si organizza la squadra di Bucchio, Cavola, Cunti, Bencivenga. In profondità Bencivenga cercava Caffarella, l'ex attaccante del Catania l'anno scorso in prestito all'Andria. L'altro attaccante, De Angelis, è stata la spina e il fianco della difesa rosso-blu nella partita a Benevento, giocata a Benevento dagli Aquilani, è persa per 2-1. Una delle più belle sorprese dell'anno scorso, Gianluca De Angelis, di proprietà del Parma. Perna di testa anticipa un avversario, poi il Sora continua a giostrare nella metà campo avversaria. Con Caffarella scambiano continuamente i giocatori bianconeri.